su cui ci avviti la protesi, i denti. Questi sono casi dove proprio non si può fare più nulla. Oggi vi ho fatto vedere diverse tecniche, vi ho fatto ragionare su diverse tecniche, per quale motivo? Per fare attenzione alla pubblicità. Ok. Non credete a chi vi dice all on four, tutti i denti fissi 24 ore all on four. Non puoi fare una tecnica su tutti. Ogni caso è personalizzato, deve essere personalizzato perché tutte le bocche sono diverse, hanno storie diverse, hanno perduto o impianti, denti in zone diverse, hanno avuto infezioni, prendiamo tutti farmaci diversi o non prendiamo farmaci. C'è chi non può fare impianti e chi deve aspettare un anno, chi gli impianti non li può più fare. Perché no, ha delle condizioni come queste, okay? Oppure ha delle controindicazioni a mettere le protesi, pazienti per esempio che soffrono di epilessia, come mental altro possono cadere, rompersi, farsi veramente male o ingestirsele. Ogni caso va personalizzato, quanti impianti? Noi l'abbiamo semplificato molto, 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 perché comunque spiegare le cose a chi non c'ha un corso di studi in odontoiatria devi semplificarle, cercare di creare, che ne so, standard, premium, superior, impianti, 10 anni garanzia a vita, semplicemente ci danno problemi, non ci danno problemi. Ok, non ci danno problemi, garanzia a vita, danno problemi perché hanno le viti all'interno corte, quindi potrebbero allentarsi, standard per noi quelli. Quegli impianti, tutte le marche degli impianti, tra una e l'altra c'è l'1% di differenza. Quello che conta è la logica, dove metti l'impianto, se l'hai messo che aveva senso, se hai usato la tecnica giusta nel momento giusto, nel caso giusto, quello è più importante. E questo è l'orientamento alla terapia, la parte più importante. Noi ci abbiamo fatto un sacco di allineamento tra i dottori su come scegliere il trattamento da fare. Le riabilitazioni in più estreme, devi conoscere tutte le tecniche. Serve vederle tutte, anche se non le userai mai, però avere un quadro, di quelli che sono gli attrezzi che hai a disposizione ad oggi, aggiornarsi poi sui singoli attrezzi, perché poi un conto è fare la chirurgia, come abbiamo visto, con tecniche analogiche, mettere su questi perni i denti incollati col filo elettrosaldato, quando puoi farla in 5 ore. Molto più performante, avvitata, fatta col 3D e ce l'hai anche sull'hard disk che se qualcosa si rompe rinizi da 9, non da 0 e te lo posso dare su un pennino il tuo lavoro. Questi sono i tuoi denti, se ti si dovesse rompere qua c'hai i tuoi denti, te li ristampi. Okay? Questo è il lavorare col digitale, il vantaggio. È il vantaggio di lavorare con tecniche avvitate. Quando tu le conosci tutte le tecniche puoi affrontare con più serenità i casi anche più complessi. E delle volte serve anche parlare tra colleghi, e delle volte serve anche aggiustare il tiro a 4 mesi, a 6 mesi. Guarda, ci sono casi che abbiamo adottato poi 6 mesi dopo con tecniche nuove. Prima stavamo facendo una cosa, poi abbiamo visto delle tecniche nuove che erano ancora più valide e abbiamo aggiustato il tiro, come la densificazione dell'osso. Oggi quasi tutti densifichiamo. Prima c'è stata una grossa rivoluzione 2 anni fa, circa un anno e mezzo fa, della densificazione dell'osso. Prima di metterti un impianto faccio girare la fresa al contrario, così l'osso si densifica. Metto una fresa più grossa, la penultima la metto piccola, l'ultima la metto più larga e la faccio girare al contrario, così invece di portare via osso dove già ce n'è poco, quello che c'è lo compatto. Poi avvito l'impianto e c'ha un grip di gran lunga maggiore. Era l'uovo di Colombo, poi se ci avessi pensato io anni fa ci avrei venduto le frese. La verità è che noi già lo facevamo. Ok? Noi già lo facevamo e che poi l'industria ci vende le frese, i cofanetti. Ok? E i cofanetti hanno un costo di 2.500 euro 10 frese. Né più né meno che usare le stesse frese però in reverse, modalità reverse, al contrario. Noi già lo facevamo. Quando siamo andati a New York, di là, ah, questa grande scoperta, vi faccio vedere, eravamo in conferenza qua, vabbè, l'uovo di Colombo, noi lo facciamo a gratis girando al contrario. Okay. Se c'hai un po' di senso pratico, le cose te le inventi anche per migliorare l'intervento. Poi c'è chi le breveta, ci mette un nome sopra e ci vende le frese in tutto il mondo, che poi si consumano le frese quelle, sono fatte apposta.
Okay. Ti dicono perché scaldano meno l'osso, eh? Metti l'acqua e non scalda. Ok.